Fabio Raffanelli, di mestiere fa il calzolaio e appena si entra nel suo atelier fuori dal tempo la scarpa volante, si respira un'aria cinematografica animata dalle sue tante opere disegnate ed esposte sulle pareti, accompagnate dalle note dello Stabat Mater di Rossini. Fabio si è diplomato al liceo scientifico, subito dopo ha intrapreso gli studi di medicina per poi iscriversi al DAMS di Bologna, dove ha seguito le lezioni di filosofia del professore Umberto Eco. Ha svolto i suoi primi lavori da ceramista e poi a 30 anni è diventato riparatore di scarpe, ma senza lasciare mai la sua vena artistica. Deriva da una famiglia con una cultura letteraria, fin da bambino ha vissuto in mezzo ai libri. Nella sua umiltà si definisce il pensatore, ha sempre disegnato e ha la qualifica di disegnatore in quanto design. Le sue opere, per lo più in bianco e nero, le ha definite il ciclo dell'Esopeide, che è un gioco di parole tra Esopo ed Epopea, racconti di grandi gesta che, come nelle favole dell'appena citato scrittore, contengono una morale. Ogni sua tavola disegnata, che rappresenta qualcosa di significativo, ci ha raccontato, è una poesia che lui ha tradotto in disegno. Opere che parlano per lo più d'amore e di momenti di contraddizione che l'uomo deve vivere e che definisce equazioni di vita irrisolvibili. Tra le tante opere, Romeo e Giulietta, la giostra del vero amore, che ci racconta. Tra i fiori secchi dei miei disegni che ancora olezzano, uno dei principali è la triste storia della giostra del vero amore, dove possiamo vedere due cuori cavallo, uno rosa e uno celestino forse, che si rincorrono equidistante l'uno dall'altro. Ho pensato che il perno della giostra, che finisce in cima al cappellino con questa mela trafitta da un cuore, sia il simbolo del vero amore. E se due cavalli dovessero raggiungersi, il perno non reggerebbe al peso e si spezzerebbe. Questo, nel mio modo di pensare la vita, è uno dei pensieri che più mi tormenta. Ho la testa piena di fantasie e di desideri, eppure sono consapevole che non posso raggiungere nessuno di questi. Uno dei tuoi desideri è che un regista entra qui dentro e che cosa vorresti che accadesse? Far vivere ognuna di queste storie, perché ognuna di queste storie è un'animazione di un pensiero che ha una trama che deve colpire il cuore di chi ascolta. Si soffre di incomunicabilità, ma se uno racconta bene qualcosa che lo prende in profondità, allora riesce a far vivere allo spettatore quello che sta vivendolo in prima persona. E una cosa che mi ha colpita tantissimo è che tu hai detto che le tue opere ti parlano. I miei disegni mi chiedono perché stanno appesi e solo pochissime persone le possono vedere. Speriamo che questo servizio TV aiuti le tue opere a girare nel mondo e sicuramente loro saranno contente. Fabio ha quasi tutti i suoi particolarissimi disegni esposti sulle pareti del suo negozio e invita tutti a visitarli per esplorare e viaggiare nel suo mondo con la sua incantevole verità tradotta in poesia. Lui è presente in ogni sua tavola. Ha scritto un libro stampato da una casa editrice di Milano intitolato L'Esopeide, dove spiega i suoi disegni e scrive poesie, una di loro intitolata Come l'acqua, musicata dal suo caro amico Lorenzo Donati. Come l'acqua sei fatta per passare e del color del nulla tingi le cose. Eppure, fluidamente, hai scavato un solco levigando le pareti del mio cuore. Pietrame e ramaglie l'han graffiato, turbato i gorghi e il rombo nelle piene. Ma quanto è grande il tuo lavoro, io lo intuisco solo nella quiete, quando affiora il lungo e caldo sentimento che ho del sacro, tra le guglie e le smussate cripte che le tue continue carezze han modellato. Difficile coltivare i bei sentimenti e la poesia quando si sente eternamente il fiato sul collo del mostro mangia soldi. E sì, io scandisco ogni secondo della mia vita con questo mostro che mi precede. Un'anima sensibile che sente le contraddizioni dell'umanità e che riesce ad immortalarle. Secondo Fabio, le sue creature vogliono parlare ed è per questo che è alla ricerca di un regista che insieme a lui metta in scena le sue animazioni.